Roma, ore 12.50. Pier Maria Carletti, alias Normal Man, sta facendo un giro in centro con la sua amica. Quando... Buongiorno, sono 5 euro. Io so... Er posteggiatore! Non è un parcheggio libero questo? Questo lo decido io, sono 5 euro. Guardi, se le regalo un euro è grasso che cola, si figura. E io erigo la macchina. Ma che fa? Mi minaccia? Minaccia me? Sì, perché io so er posteggiatore. Ma su, non faccia così, lei è un simpaticone. Si vede dalla faccia, da come si veste. Un euro va più che bene, no, eh? Ecco, guardi, lei è proprio un prepotente, è un violento. Sempre 5 euro. Ma che 5 euro? Ma non esistono, le dà proprio un bel niente, lei sta qua così. Sempre 5 euro. Ma questo è un lavoro per Normal Man. Ma dove stai andando? Pier Maria Carletti, alias Normal Man. Cerca un posto dove cambiarsi. Dopo soli 12 minuti, Normal Man si lancia intrepido verso il pericolo quando incontra una sua vecchia conoscenza. Normal Man. Ah, amene. Serve coso il aiuto. 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 Ah, finalmente ti sei ricordato il mio nome, eh? Perché ti chiami Normal Man? Eh sì. E mi sono buttato a indovinare. Ah, vabbè. Senti, ma tu piuttosto, ti ricordi i tuoi superpoteri? Sì. Ah, sì. E quali sono? E io manipolo il ghiaccio. Ah, vedi. Ti senti ghiacciato? No. Neanche un po' freddino? No, no, c'è rinfrescato, ma è tempo suo però, Che c'è? Sei amnesi? Ah, serve aiuto? Amnesi, senti, io ho da fare, perché... Ti squilla il cellulare? Non è il mio cellulare, non è lo scudo del mio cellulare. E allora di chi? Sarà il tuo. Io non ho il cellulare. Eccolo qua, questo qui, viene da qui. Ah, è vero? Sì. È una memo? Comprare il regalo di compleanno. È il tuo compleanno? Ma non è il mio compleanno. E allora per chi è il regalo? E che ne so, sarà un amico tuo, Amnesi, non lo so. Senti, ho da fare, vado, Serve aiuto? No, Amnesi, no, non mi serve aiuto. Aspetta! Che c'è? Ecco, io non ghiaccio, manipolo gli oggetti, la materia, dammi il cellulare. Il mio cellulare? Sì. Ecco. Guarda. Bloccati lì in aria! Ma sei scemo, mi hai distrutto il cellulare, mi hai distrutto. Ma potevi farlo col tuo? Io non ho il cellulare. Vabbè, ciao. Serve aiuto. Dai. In un lampo Pier Maria Carletti, alias Normal Man, giunge sul posto. Allora, Normal Man, proprio io, un carne d'ossa. Che succede qui? Guarda, c'è questo posteggiatore abusivo che mi ha chiesto 5 euro per il parcheggio. Ma il parcheggio è libero. È vero? Sì, è vero. E allora? E allora dovrai vedertela con me. E fatte sotto, va. Ma che sta? Sto dagli spintoni. E beh? E beh, sono spintoni normali. È ovvio, un uomo normale sarebbe già caduto a terra. Il fatto che lei è più grosso della media, con sto pancione. E vabbè, facciamo una cosa, va. Le do io i 5 euro, però lei lascia andare la signora. Bravo. Ecco. Grazie, Normalman. Mi ringrazio, ho fatto solo il mio dovere. Ed ora via, verso nuove avventure. Addio, Normalman. Poco dopo. Imbe? Tirato un sasso. E allora? E allora niente, un normale sarebbe già caduto a terra, capirai, con quella brecola. Il fatto è che lei c'ha pure il capoccione, c'ha. Vabbè, come non detto, scusi, arrivederci. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove basta un piccolo aiuto, lì c'è Normal Man!